Anche quest'anno Ruminanzia sta partecipando alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte. In questa prima giornata di fiera vogliamo chiedere agli allevatori la motivazione che li ha spinto a partecipare. Sono Pietro Cerri dell'azienda agricola Cerri Pietro Rinaldo e figli di Turano Lodigiano. Noi mungiamo 280 frisone e 30 jersey in provincia di Lodi e partecipiamo alle mostre da sempre. È una tradizione, crediamo molto nelle mostre e nell'educazione che le mostre danno ai ragazzi come me. Crediamo che le fiere siano un punto di ritrovo, un punto di incontro per gli allevatori e speriamo che in futuro continuino ad essere sempre più affollate. Buongiorno a tutti, sono Morandini Marco dell'azienda agricola Anselmi Caterina di Verona. Noi abbiamo un allevamento di 100 capi in mungitura. E quest'anno abbiamo deciso di partecipare alla nazionale di Cremona perché avevamo l'animale giusto per competere a questo show e noi siamo un'azienda che partecipa alle fiere perché ci dà modo di confrontarci con i più grandi allevatori d'Italia e questo comunque è una passione che abbiamo sempre avuto e ti dà modo di continuare a lavorare e investire nella genetica degli animali. Allora, io sono Davide Olivero della società Pessini di Sommariva Bosco di Cuneo e siamo venuti qua alla Fiera Cremona da un po' di anni che partecipiamo, siamo un gruppo del Piemonte, GVP ci chiamiamo così come gruppo di amici e siamo alcuni allevatori del Piemonte, siamo alcuni di Cuneo e alcuni di Torino. Qua sono presenti società Pessine dove io sono un socio. Poi c'è l'azienda agricola Isola Bella di Torino, c'è Resetta e Casali Sergio anche di Torino. E partecipiamo perché secondo me noi è importante venire alla fiera prima di tutto per confrontarci con gli altri allevatori. È anche un momento in cui uno ci si diverte, si trova tutti insieme, un momento conviviale, quindi è bello essere qua. E invitiamo il pubblico a venire perché sia gli allevatori c'è sempre da imparare nel nostro mestiere, non dobbiamo aver paura di essere superiori agli altri, abbiamo tutti da imparare e penso che quest'anno più degli altri anni il numero di animali vuol dire che gli allevatori partecipano e poi è un momento in cui uno ha da imparare sempre per migliorare nella propria azienda a livello genetico, a livello anche della stabulazione di animali e tutto. Si è conclusa così la prima giornata di fiera. Vi aspettiamo domani per le prossime interviste. Partecipate numerosi.